Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Giuseppe Makeup Artist e vivo ad Amsterdam. Scusate, non ho la base fatta perché, come promesso, ci swatchiamo sulla faccia la palette di Kaima Cosmetics, eccola qui, e la mettiamo a paragone con la Sugar Rock, che è questa qui. Che a molti è piaciuta, ma non essendo insomma, sempre sold out, magari si può trovare in questa un dupe, come detto. Adesso io mi tolgo tutta questa fratta dalla faccia, questa frattaglia qui. Ecco qua, siamo tolti qua, togliamo anche qua perché ci serve tutto lo spazio possibile. Per fortuna noi ne abbiamo tanto qui con questo bel fashion. E andiamo a spalmarci. Aspetta, forse mi serve anche un'altra molletta. Allora, ecco qua. Quindi, vediamo un po'. Vediamo qui. Mettiamo la luce. Sono tutte le luci. Il microfono, eccolo qua. Allora, questo intanto è il make-up realizzato appunto con la nostra amica Kaima. E quindi già questo lo sappiamo. Io direi di cominciare subito con i nostri brillantori. Allora, come vedete, qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e qui invece ce ne sono 6. Eccoli qua. Certo, sulla faccia è un po' difficile fare comparazioni. Perché vi devo far vedere anche la cialda. Allora, vabbè, cominciamo con questo 2. Eccole qua. E le mettiamo qua. Ovviamente, col dito su questa superficie, ricordatevi sempre che non è veritiero come sull'occhio. E adesso vi faccio vedere perché vado a mettere questo, che è il colore che abbiamo messo sull'occhio, eccolo qua, e lo metto qua. Come vedete, qui subito il rosa la fa da padrone, perché la stesura su questa superficie è totalmente diversa. Qui quasi il rosa non si percepisce. Provo a stratificare. Allora, se stratifico e quindi creo, vedete, questa è come se io andassi ad unire le scagliette, cioè vedete qua, le scagliette non si separano ed è questo che fa la differenza quando la luce batte sulla superficie. Solo che succede che durante la giornata questa stratificazione fa una marmellata, fa uno smarmellamento. Quindi tenete sempre presente questa cosa. Ovviamente se siete giovani e palpebra bella a palla, tesa, munite, siete proprio l'acquirente perfetto per questo tipo di robi. Allora, e queste sono, vedete anche questo, guardate qua come si vede di più, vedete? Proprio a specchio, mentre invece quando su una superficie un po' più rugosetta, così prende meno. E quindi abbiamo fatto questi tre colori, andrei avanti e farei questi altri tre, 1, 2 e 3. 1, 2, 1, 2 e 3, eccoli qua. Questo sempre, guardate come questo bel verde. 1, 2, questo pure è bellissimo. E questo è un po' così, dice, boh, ci avevamo messo perché sapevamo che metterci e l'abbiamo messo, vedete, questo qui. Un po' è bello, perché
con uno smoky dà quel tocco di superficie metallica riflettente. Fidatevi, però, come dire, rispetto a tutto questo luce, dici, ma che ci fai lì tutto solo? E poi questi ultimi due, questo e questo qua. Uno e due. Eccoli. Questi pure super specchiati. No, qua. Ecco qua. Qua. Questi pure sono proprio curiosa. Allora, e questo è adesso. Salvietta sull'altra faccia, cioè voi immaginate le persone con la faccia piccola che non possono fare questa cosa. Allora adesso andiamo a mettere dall'altra parte la Sugar Rock. Allora vedete che già ad occhio, già a occhio stava rompendo. Già a occhio questo mi sembra sia simile a questo. Questo non c'è nella caima. Questo mi sembra simile a questo, questo a questo e questo qui. Questo con i riflessi verdi. Però vediamo, dai, sono curiosa. Eccolo qua. Sì, sembra proprio simile. Mi sto prendendo, non sono uguali. Sono uguali, raga. Questo. Pure a tatto, vi dirò. E quindi è uno già. Avevo fatto. Uno è fatto, poi questo qui no, questo qui sempre, queste scaglie malefiche del demonio, queste robe qui, ecco, questo no, questo è unico, unicum, non c'è, mamma mia, che è questo però, bello, bello. Bello bello. E quindi poi c'è questo qui. E mi sembra. Mi sembra che si sta a rovinare. E non riesco a prenderlo. Secondo me perciò questi non vanno asciugati. Queste cialde qui. Eccola qua. Vediamo un po' sulla faccia, non riesco a capire. Mi sembra. Sì, qua è base nera. No, non c'è. No, non c'è. Vedete com'è questo rosa giallo-verde. Vedete come fa? Invece questo qui, che poi è quello che ho messo sugli occhi, è solo rosa giallo, diciamo così. Quindi, invece questo è più fire. Ok, quindi questo no, non c'è. E adesso due. Poi. Passiamo a questo, siamo a questo, siamo a questo. Questo secondo me no, no, questo secondo me no. No, questo è. Questo è. Oddio, non so se si vede là. Che tipo così è color carne, ecco, e poi illuminato è questo dorato verdino. No, è che non c'è tra questi. No, perché questo è proprio no. Questa è luce, questo abbiamo. E quindi questo no,
questo ci sta. Sarebbe questo qui. E adesso andiamo con questo. Questo, secondo me, è quello lì che abbiamo messo pure sull'occhio, che appunto quando non è battuto dalla luce diventa questo rosa. È questo qua. Vediamo. Però questo è meno a scagliette di questo qui. Vedete? Quindi vuol dire che questo, perché di solito le texture a scagliette sono più luminose, infatti è un po' più luminoso, ma vi dirò, la palpebra secondo me è meglio questo. Quindi e questo è uguale, quindi al momento solo questi due sono, li ritroviamo nella caima. E adesso l'ultimo, questo. Eccolo qua. Questo in realtà è simile. Allora, questo è simile perché fa questo rosa che però diventa più verde e comunque qua non c'è. Come potete vedere, qui ogni luminoso che c'è nella Sugar Rock ha delle multicangianze, quindi anche questo determina il sovrapprezzo. Invece in questa abbiamo solo questi tre praticamente che cambiano, perché poi questi sono dei metal glitter. Questo è un altro con dei glitter, questo è un satin. Quindi, come vedete, secondo me, insomma, il prezzo varia anche per questa motivazione qui. E quindi, yeah, sono contenta di avere la Sugar Rocks. E vi dirò che se trovo anche quella nera che è uscita, la trovo ad un prezzo usata che qualcuno se ne vuole liberare. Cristina Generale, mi raccomando. E, se vuole liberare, io la prenderò senza batter ciglio. E adesso vediamo i matte. Vediamo i matte. Allora, ce la possiamo fare. Adesso, qua io prendo, vabbè, c'è questo burretto. C'è questo qua, questo qui e questo qui. Quindi ho preso questi quattro. Ovviamente. Eccoli qua. Sto facendo qua perché vorrei mettere quelli della Sugar Rock sotto. E poi prendo. Allora, ho preso uno, due, tre, quattro, poi prendo uno. 2, 3, vabbè, nero, nero dai, nero e nero. 1, 2, 3. Vedete? Quindi già abbiamo questo più borgogna con del rosso, questo più, cioè, del violaceo dentro, e questo è rosso, rosso scuro, questo è rosso bright. E adesso andiamo a vedere quelli della Sugar Rock. Madonna mia, raga. C'ho le mani che sono un veramente. Ecco qua, quelli della Sugar Rock in realtà sono più tranquilloni perché, voglio dire, dopo che tu c'hai, giustamente dice, sì, no, aspetta. E quindi abbiamo questi tre e poi gli altri tre. Mettiamo qua, facciamo uno, due, tre, eccoli qua. Che sembrano più caldi in video, ma sono quasi neutri, passatemi il termine. E poi ci sono questi qui. Questo lo metto qua. Questo lo metto qua. E questo qua. Allora,
Questi sono proprio tre scuroni belli burrosi. A differenza di questi, sono leggermente più secchini di questi. Però comunque, sicuramente si possono fare look molto simili con i matte, perché alla fine, anche se cambiano di qualche, sai, un'antichiella più chiara, un'antichiella così, però, a parte che qui abbiamo, ecco, questi che sono veramente chiari e questi possono fare la differenza. Però con gli scuri siamo lì. Questi fanno la differenza, quindi io tutto sommato sono felicissima di averle entrambe, perché comunque sono simili per certi versi, ma non sono identiche. Ovviamente posso fare lo stesso look con le due palette? Certo, posso farlo. Posso fare anche se prendo un'altra palette, posso fare anche se prendo una palette di 10 euro, posso farlo, perché comunque la resa visiva dal vivo che ho sugli occhi non è questa, ok? Sia chiaro questo, sempre, raga. Cioè, può succedere che avete quest'occhio bello teso e quindi quando fate, ah, e viene, ma nella maggior parte dei casi, soprattutto per una signora anziana come me, non avrò mai questa roba così distesa sulla mia palpebra, me ne rendo conto. Chi se ne frega, cioè a me piace perché ho i miei problemi, voi avete i vostri e se risolviamo così. E quindi questo è. Io spero vi sia stato utile, spero, ma a me me ne frega niente perché non comprerò né una né l'altra. E vabbè, allora va bene, andate a come di se questa ritorna 126 euro. Boh, sempre lì il discorso. Però pensate che, cioè, le avete spese per una palette di Pat McGrath, che sta, cioè, il concetto è quello, eh. Mo vabbè, questo non sarà Pat McGrath, tizio, una drag queen cinese, ma oh, comunque è proprio una bella palette questa. Cioè, comunque c'ha dei colori tranquilli, come matte, questi sono quelli più appunto extravaganti, perché mi sa che si chiama extravaganza, guarda qua, extravaganza. E poi c'hai sto pack molto carino, a mio avviso, c'è chi piace, a chi non piace, a me è particolare, non mi dispiace. E poi è solida, è bella, dura, cioè, capito, questa. E in più c'è la scrittina Sugar Rock, proprio perché per l'attenzione ai dettagli, vedi Sugar Rock. Quindi 126 euro li vale? Boh, secondo me pure sì. 126 euro li vale? Li spenderei? No, ma non li, cioè, ho fatto la cretinata una volta, che quando ho preso la palette di Pat McGrath, ma non lo faccio più. E però se uno c'ha, dice, ma io voglio, sì, per me vale la pena. Questa costa sui 50? E questa pure, 50 euro, questa li vale perché comunque è una bella palette. A volte ci sono dei codici sconto, dei discount, fate insomma il sito e quindi ci sta tutta. Questa poi mi piace, cioè mi piace, è bella, mi piace. Detta che mi piace? Quindi come dire, queste sono due palette che non lasceranno mai casa mia. Proprio verranno con me per sempre. E niente, raga, mi raccomando, like, commento, ma che se ne prende. Mi raccomando, iscrivetevi al gruppo Telegram, soprattutto che lì, insomma, se famo quattro risate. E grazie, grazie sempre per seguirmi e per far parte delle mie giornate youtubiche. Ciao, mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo, che la vita è un mozzico.